Allora, siamo alla riusciti di fronte al futuro per conto di Anna e Michele, e adesso il problema è spiegare a Robiul che questa è Anna, questo è Michele. Io chiedo Tomar Namki. Sì, Robiul. Robiul. Amar Namki. Amar Nam Lella. And you? Robiul. Etta Anna, etto Michele. Mentre con gli altri bambini è stato piuttosto facile far vedere qual è stato il dono da parte degli sponsor, c'è chi ha avuto un letto, c'è chi ha avuto un tavolo, nel caso di Robiul sarebbe piuttosto imbarazzante, perché il suo dono si trova già al villaggio e consiste in una toletta, una toilette, in un cesso per intenderci, che per loro è una evoluzione molto importante dello standard di vita. Allora, Robiul, quando tu sarai al villaggio, come si fa a spiegarlo in parole povere? Quando dovrai andare a cagare lo potrai fare molto più comodamente. Questa è la realtà ed è un dono veramente importante. Robiul ci dice Donno Bad. Saluta la mamma e il papà. Saluta la mamma e papà. No, saluta la mamma e papà. Ciao mamma Anna. Ciao mamma. Anna. Ciao papà Michele. Ciao papà Michele. Bravo. Allora, anche se un servizio igienico, mi è sovvenuto adesso il termine corretto, anche se un servizio igienico è molto più importante come dono, abbiamo pensato di aggiungerci dei biscotti che per un bambino sono più facilmente comprensibili come dono. Dal Bangladesh e uno lo rubo io. Dal Bangladesh Robiul dice Donno Bat. Donno Bat, grazie. Saluta.